Salve a tutti, Luigi Pomata, il ristorante Luigi Pomata, Cagliari. Oggi presento una ricetta col pecorino sardo DOP, dolce e semistagionato. Ricetta che richiama la tradizione sarda, quindi la fregola, che è una pasta tipica fatta a mano. Questa è essiccata in forno a legna, quindi abbiamo una tostatura che viene solo già affumicato, il canonau, che è un vigneto autoctono sardo, e il pecorino sardo semistagionato DOP. La pasta verrà cotta come un risotto, quindi, del brodo vegetale per continuare la cottura. Prima cosa, olio d'oliva, sempre crudo, e andiamo a mettere la pasta. La pasta la facciamo tostare qualche minuto, giusto per fargli quella crosticina di protezione. Una volta che ha tostato, noi andiamo a sfumare con il canonau. Lasciamo evaporare il vino, perché sennò rimane la tannicità, quindi è troppo forte. Una volta che il vino ha sfumato, noi continueremo la cottura con il brodo. Per finire il piatto metteremo una grattata di cioccolato extra fondente amaro. Servirà a togliere la tannicità del vino e a darmi una nota di dolcezza al piatto. Il pecorino mi darà il piccante. Cottura lenta, come se fosse un risotto. Dopo un 15 minuti di cottura circa, molto lenta, la togliamo. Andiamo a mettere formaggio, il pecorino sardo maturo DOP, una quantità consistente. Mettiamo una noce di burro e andiamo a dare sopra una grattata di cioccolato. Avendo burro di cacao, anche questo va a integrarsi bene con la fregola. Dopodiché copriamo il nostro contenitore e lo lasciamo riposare, anche perché la fregola è calda a 180 gradi e non sarebbe possibile mangiare a questa temperatura, quindi si raffredda, l'umidità in eccesso fuoriesce dal canovaccio, quindi mai coprirla con un coperchio, e l'umidità fa sì che si squagli il burro, il cioccolato, il formaggio e se la solda. Dopodiché passiamo alla mantecatura. Nel frattempo abbiamo preso un pentolino, ho messo un goccio di brodo e un po' di cioccolato, ci servirà per la guarnizione finale del piatto. Dopo circa 5 minuti di riposo passiamo alla mantecatura finale. Questo è del pepe selvatico, un finto pepe, lo sbriciolliamolo dentro. In alternativa usiamo del pepe comune. Finiamo il piatto. Una spennellata di cioccolato, che serve anche a dare il colore. La fregola. Una bella grattata di pecorino sardo maturo DOP. Finiamo con un goccio d'olio a crudo, non resta che mangiarlo. Buon appetito!